ai carabinieri distintisi nelle operazioni di preparazione e distribuzione di pasti caldi alle popolazioni dell'Italia centrale in occasione degli eventi sismici del 2016 e dell'emergenza neve del 2017. Signor Sindaco, signor Senatore, signor Comandante della Compagnia, devo dire che ho una certa emozione trovarmi qui a Giarre dopo tanti anni. Non è un caso, l'ha accennato il Senatore. 30 anni fa più o meno ero qui al posto del signor Capitano, comandavo la Compagnia. C'era qualcuno che non era Senatore, era Sindaco, qualcuno era studente. E ho ritrovato tanti amici. Quindi l'occasione particolarmente mi emoziona. È un'occasione importante, un'esercitazione che noi facciamo con regolarità, perché i reparti, 13 reggimenti e battaglioni che fanno parte della prima brigata mobile che ho l'onore di comandare, hanno tra le loro quattro funzioni anche la funzione del reparto di soccorso. E noi ci esercitiamo normalmente ogni 6 mesi in vari posti delle regioni dove sono dislocati i battaglioni. In questo caso viene esercitato il Reggimento Sicilia, 12° Reggimento Sicilia, e per la prima volta anche il 14° Battaglione Calabria. Abbiamo qui il comandante, il colonnello Milko Verticchio, reparto neocostituito a Martosi quest'anno, e per la prima volta abbiamo impiegato anche in questa esercitazione di reparto di soccorso della Protezione Civile. Quindi esercitazioni che noi facciamo con cadenza semestrale, proprio per testare le nostre capacità operative. Come diceva il signor Sindaco, le esercitazioni non sono fatte per fare una bella dimostrazione o un bel vasetto. Le esercitazioni sono fatte per trovare le criticità, per individuare le criticità, per correggerle e per migliorare. Perché poi ci troviamo veramente ad operare nel territorio. Tra poco consegnerò degli attestati di riconoscenza a dei militari che sono stati impiegati nel terremoto dell'Italia centrale. Noi siamo stati impiegati con i reparti, ancora o i reparti impiegati in quell'area, ancora ho per esempio una cucina da campo che distribuisce vitto alle popolazioni colpite da questo terremoto. L'altro giorno, per l'emergenza Brescello, sul fiume Enza, sono stati mandati le nostre reparti per fare attività di sicurezza e di attività di ordine pubblico. Quindi le esercitazioni ci servono, ma ci servono perché sono il riflesso dell'attività operativa reale.